Allora, Radio Sanremo incontra anche Michele, perché qui stiamo, abbiamo parlato e raccontato la storia dei Trilli questa sera, Michele, e tu c'entri alla grande, perché hai partorito non soltanto il primo album, ma un po' tutta l'inizio, no? No, io ho prodotto il primo e il secondo album, e poi Sanremo, e poi un album in italiano. La seconda parte delle produzioni con Gianfranco Reverberi, la prima parte io da solo, con un piccolo aiuto di Giorgio D'Adamo dei No Trolls. Tu prima, durante il concerto, sentivo che dicevi che i cantautori sono nati, il primo cantautore nel 1958, parlavi di questo? No, cioè praticamente è stato coniato il termine cantautore, inventato da Nanni Ricordi, che è quello che poi ha lanciato Bindi, ha lanciato Paoli. Ha lanciato Lauzi, ha lanciato praticamente De André, lanciati tutti. E tu nel 58 però facevi il dannato, suonavi, è uscito, ragazzi, io ho scoperto un 45 lui giri, c'era. Il tuo primo, no, il tuo primo disco, c'era. Vale una marea, sono dannato Flirt, se non sbaglio, Gianfranco Maisano. Allora, Gianfranco Maisano, beh, io cantavo all'Iris Buranello di San Pier d'Arena con l'Orchestra Zanti, perché eravamo tre cantanti, scusate. Uno cantava le canzoni di Tony Dall'Ara e degli Urlatori, la ragazza cantava le canzoni di Mina, eccetera, eccetera, e io cantavo solo il rock and roll. Avevi 14 anni, 15 anni? Io ho cominciato all'Iris Buranello a 14 anni e ci sono stato fino a 18 anni, quando poi sono partito per il Cantagiro. Un disco davvero carinissimo, perché c'era poi un pieghevole dentro col testo o con, o con etichetta Azalea, bravo, Azalea. Esatto. E da una parte c'era un rock and roll che si chiamava Flirt, e dall'altra c'era un pezzo che ho dovuto cantare del maestro Zanti, perché se no non si faceva il disco. E stasera tu più che mai giochi in casa, perché siamo a Sesti, Teatro Verdi storico, dove dicevamo hanno suonato tutti, ma vero, tutti, veramente tutti, anche dalle star straniere, no? Sì, sì. Teatro Verdi, che è stato anche un po' rivisto e corretto negli anni, insomma, l'hanno un po' ristrutturato. Sì, no, adesso è, pare un ottimo teatro. È un ottimo, con un'ottima acustica. L'acustica ce l'ha sempre avuta buona. È vero. Quindi devo dire che... Ma poi sai, io ci torno sempre volentieri, a Sesti sono nato e cresciuto. Quindi. Ma adesso dove vivi tu? Adesso vivo in provincia di Savona, a Carcare. Ah, sei nell'entroterra carcarese. Sì, sempre in Liguria però. Sempre in Liguria, sempre la Liguria non si dimentica. Bisogna mai sempre parlare senese. Sì, è. E tu sei una veramente testimone dei Trilli, ma testimone veramente di... Gambaro e Cevasco. Voglio dire, voglio più di così. Anzi, io invece no, io ho un cognome Gabibbo, perché mio papà era... Sì, certo. Veniva da Reggio Calabria, Calabria. Maisano. Sì. Senti, a proposito di Gabibbi, raccontami un aneddoto molto bello durante la serata, no? Che in Cile, no? Tu e Reverberi vi siete ritrovati a casa di un... No, eravamo in albergo. In albergo, perché lì c'era la signora, una comunità di genovesi importante. C'era una signora che si vedeva che era araucana, aveva la pelle olivastra, una bella donna, con i capelli neri, e io e Gianfranco parliamo sempre in genovese, per abitudine proprio. E noi stavamo parlando in genovese, questa qui si mette a ridere, e Gianfranco dice: perché ride quella lì? E allora lei ha detto: perché mio marito è di Chiavari. Allora ha chiamato il marito, con la rivò, ma gli altri chi? Ghiamo tutti i dischi di Trilli, non lo sapeva che io ero produttore, niente. Ma com'è sta storia di Trilli? Cioè, qui c'è una comunità genovese molto forte. E i dischi dei Trilli ce l'hanno tutti. Tutti quanti, la comunità ligure in Sud America. Invece tutto poi è nato... in Cile ce ne sono tantissimi. Sì, sì, in Cile tantissimi, come in Argentina. Sì. Tutto è nato invece a Nervi, no? A Capolungo. Dalla Simona. Dalla Simona, tutto è nato noi lì. Era dopo teatro. Sì. Quella sera lì io mi ricordo, pensa che c'era al pianoforte Metodio, oltre che Pippo. E loro facevano i camerieri cantanti, giravano e cantavano. No? Si faceva una volta. Era bellissimo. Sì. E io ero con, Giorgio D'Adamo di New Trolls e con Beppe Grillo. Pensa. Beppe Grillo che cominciava a fare i primi passi. Faceva le imitazioni di Pippo Franco.
Pensate di Pippo Franco. E io ho sentito questi due, siccome dentro il mio DNA c'è sempre stato il genovese, perché tra l'alero, tutta la tradizione delle squadre di canto, io pezzi li conoscevo tutti, li cantavo. Della vecchia Sturla. Sì, tutti. Eh sì, è vero. Io sento questi ragazzi qua che fanno queste cose. Tre Universal io li adoravo. Mamma mia. Quindi voglio dire, e poi io adoravo proprio le canzoni genovesi. A me piaceva tanto Ma sai che penso, Piconda che c'ha lì. Sì. Queste canzoni molto belle, secondo me sono... peccato che sono in genovese, se fossero state napoletane giravano in mondo. È vero. Quindi, Ma sai che penso l'ha cantata anche Mina, tra sì, l'altro. Sì, tutti. Ma sai che penso è come le canzoni napoletane. È come le canzoni napoletane, un classico. E quindi, allora a un certo momento io, trovando questi due, figurati, era un periodo che... Per la mia carriera era un po' di burra, c'è stato un momento di scivolamento e dico, beh, adesso produco questi qui, mi diverto un po'. È durata... Ma sei scivolato bene. Però. Sei scivolato sono bene. Sono divertito. Ci siamo fatte le mangiate esagerate. Ma da grande continuerai a fare il cantante? Da grande continuerai a fare il cantante? Io continuo sempre. Continui anche da grande. Adesso ultimamente mi sono anche messo a scrivere canzoni. Vedi? E niente, le orchestre da ballo me le suonano, me le cantano. Adesso il vecchio camminato che facevo io nel 71 è la canzone più eseguita dall'orchestra da ballo in Italia. Dai. In assoluto. Incredibile. E l'autore, il mio amico Oscar Prudente, genovese, anche lui genovese. È tutto contento perché guadagna Misu de Palanca con quello Gondoli. Quello Gondoli, certo. Oh, comunque bellissimo. Hai detto bene, stavamo rischiando di perderle queste cose. È vero. È un patrimonio, mi auguro davvero che rimanga qua, a Genova, anzi no, che... Sì, anziché. Sì. Facciamolo vivere, facciamolo andare. Scusa, ma io devo levarmi un piccolo sassolino. Se io prendo la nave e vado in Spagna, come scendo giù, dove mi portano? A sentire il flamenco. Giusto. Quello che è la musica del posto, no? Sì. Io che vengo a Chiasena e sbarca, perché deve sentire delle musiche che non sono genovesi? Bravo. Ma fategli sentire dei Tralalero, fategli sentire dei cantanti genovesi, fategli sentire la nostra tradizione. Bravo. Perché noi non possiamo essere così abelinati. Colonizzati e abelinati. Belino non esiste, hai capito? Chiaro e... Lampante. Esatto. Grazie. Per Radio Sanremo TV, Michele Maisano al Teatro Verdi di Genova. Alla prossima. Ciao. Ciao. Ciao.